Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi e Garrett, che siamo stati cacciati dal villaggio per andare a recuperare gli asti elementali che ci sono stati sottratti. Ma guarda un po', qui nella foresta c'è un piccolo lucino che si sta muovendo. Ciao. Ah, un guerriero in viaggio. E vedo che sei persino un adepto. Sei proprio ciò che fa per me. Saresti così gentile da portarmi con te? Sono un dici in venere, mi chiamo Selce. Sto cercando i miei amici, l'eruzione del vulcano ci ha separati. Nel viaggio potresti aiutarmi a ritrovare tutti i miei amici. Nella tua squadra potrò essere molto utile agli adepti. La psicoenergia sarà più potente, così come le tue abilità di adepto. Puoi farci partecipare alla lotta o usarci per aumentare la tua forza. Se ci utilizzi più di una volta, sommeremo le nostre forze. Che ne dici? Mi porterai con te? Bene, non te ne pentirai. Selce, il Digi Venere, si è unito a Geco. Ora ti spiegherò come usare i Digi. Dopo aver preso un Digi in squadra, dovrai piazzarlo su qualcuno. Ecco qua, appunto. Per dare il tuo Digi a qualcuno, spostalo così. Piazza e dai. Dopo aver deciso chi dare il Digi, impiazzalo su quel personaggio. E tra l'altro, ogni adepto che non è affiliato al proprio Digi, diciamo, assume un... come possiamo dirlo? Una classe diversa. Ci sono molte classi e molte combinazioni che, devo essere sincero, non le ho esplorate tutte da bambino. Diciamo che ho esplorato quelle un po' più utili. Piazzare un Digi in cambio i tuoi attributi e forse anche la tua classe. Esatto. Quando cambi la tua classe puoi modificare anche la tua psicoenergia. Ecco qua. Ora ti mostrerò come ci puoi usare nella battaglia. Prima di tutto, esatto, ogni Digi ha poteri differenti. Dopo averci piazzati potrai scatenarci usando i nostri poteri. Ora ti dimostro la potenza del mio attacco. Ho dimenticato di aggiungere il mio nome alla fine, però vabbè, allora. Sì, ho capito, dammelo a me però. Dai però, che cavolo. La squadra di Geco attacca per prima. Ovviamente dobbiamo usare il Digi. Con questo comando potrai scatenarci nella lotta, capito? Sì, fammelo fare però. Sta lentezza, Dio mio, delle spiegazioni. È così che si scatena il Digi impiazzato. Dai però. Visto? Appena mi hai scatenato, ho attaccato con questo colpo possente. Dopo essere stati scatenati, saremo in stand-by e potrai usarci per l'evocazione. Ed eccola qui, l'evocazione. Con un Digi in stand-by puoi evocare forze ancora maggiori. Dai però, fammelo fare. Dio mio, la lentezza di tutto questo. E tu ti metti in difesa. E non ci hanno dato neanche un premio. Vedi, noi Digi possiamo essere molto utili. Un'ultima cosa. Sì, fammelo vedere però. Dopo l'evocazione il Digi deve ricaricarsi per un po' di tempo. Dopo la ricarica saremo nuovamente piazzati e pronti per attaccare. Passiamo da piazzato a standby per ricaricarci, poi di nuovo da piazzato. Questo è il modo più semplice per usarci, hai capito? Certo, non voglio risorbirmi tutta la spiegazione. Bene, se vuoi sapere di più sui Digi, seleziona aiuto. Bene, ora mi unirò alla tua squadra, usaci come saggezza e ci mi raccomando. Dio mio, che cazzo sto leggendo? Ed ecco qua, Selce si è unito alla squadra. E con questo possiamo iniziare effettivamente il nostro viaggio. Io non mi ricordo una cosa. Ok, c'è la mappa, perfetto, però diciamo che è molto generica. Oddio, non è che capisci effettivamente dove ti trovi e cosa stai facendo. Ah, ma non è piazzato? Cioè è in stand by per l'evocazione? Ottimo, il nostro primo colpo speciale, anzi, fortunato. Allora, io farei una cosa che da bambino non ho mai effettivamente compreso fino in fondo. Io lascerei sempre piazzati i Digin, che tra l'altro non ho mai capito se li pronuncio in modo giusto. Perché sì, le evocazioni, anche future, sono molto potenti, ma nell'effettivo noi abbiamo delle statistiche aumentate e soprattutto anche poteri che più Digi abbiamo meglio è per noi.
Quindi più ne utilizziamo, meno poteri otteniamo e meno statistiche acquisiamo. Che tra l'altro io in tutto questo ancora... Esatto, non ho idea di dove devo andare. Andiamo via, siamo cavalli. Non possiamo fermarci un minuto di più in un luogo così pericoloso. Dobbiamo tornare subito a Calai. Ok, ciao. Oh cavolo, il ponte è stato distrutto. Porca puttana. Hammett, è terribile, il ponte è distrutto. Non si può proseguire verso sud. Cosa? Il ponte? Oh, fanculo. Oh, dannazione. Ma è tremendo. E ora come facciamo ad andare a Calai? Hammett, non possiamo lasciare indietro Ivan. Per quanto posso apprezzare Ivan, è colpa sua se il mio bastone è stato rubato. E i suoi strani poteri potranno aiutarlo a ritrovare il bastone. Ivan ha strani poteri? Wow, che succede? Capim! Chi è che ci ha lanciato un pezzo di ghiaccio? Dobbiamo lasciare subito questo posto, troppo pericoloso. Ma dove? Dove possiamo andare? Non abbiamo scelta, andiamo a nord. Se andiamo a nord finiremo all'umpa. Beh, è sempre meglio che essere sepolti dalle rocce, non credi? A me quello sembrava un blocco di ghiaccio, ma comunque. Va bene, andiamo. Cavalli. E noi siamo lì in mezzo alla strada così, che vediamo gente passare. Wow, certo che succede di cose strane. Ed eccoci a Volt. Ciao. Questa è Volt, la città nel cuore di Angara. Grazie. Oh, bella pietruzza. La roccia è stata lanciata fin qui dal vulcano. Pazzesco, vero? Brilla quasi come una gemma. Oh, che bello, 7 monete. Iniziamo a depredare la gente. Oh, altre monete. E vai, mi piace depredare la gente. E abbiamo anche ottenuto una foglia menta, che probabilmente ci curerà da qualche status. E tu, tizio incredibilmente viola, che ci fai qui? Non abbiamo fatto nulla. È terribile accusare la gente senza avere uno straccio di prova. Quel ragazzo, Ivan, credo che sospetti di me. È venuto da me e mi ha afferrato il braccio. L'ho spinto indietro per l'imbarazzo. Certo, sì. Guarda, raccontate proprio fiducia a voi. Lei, prete? Siete in viaggio per una missione, vero? Fa impressione vedere dei ragazzi così giovani in una missione così pericolosa. Ma che ne sai te? Il servitore di Hammett non potrà tornare a Calai prima di aver recuperato il bastone. Già. Chissà chi è questo servitore. Allora, vediamo cosa c'ha da offrire l'armeria. Sono il re delle armature. Noi abbiamo 400 monete e la roba costa all'incirca sui centinaio. Beh, dai, si potrebbe fare. Intanto vediamo le armi. Una spada lunga 200 monete, Allora, iniziamo comprando un'ascia per Garrett. E gli diamo anche quella vecchia, che tanto non ci serve a nulla. E comprerei questa spada un po' più forte anche per noi. Biglietto gioco a chi do questo strumento. Bello il biglietto gioco. Speciale biglietto da usare a Tolby. Teniamolo da parte allora. Andiamo di sopra a vedere se scoviamo qualcosa. Mio marito, il sindaco, non crede che il ladro possa essere qualcuno di Volt. Ma Ivan non potrà tornare a casa sua a Calai finché non avrà recuperato quel bastone. Qualcuno potrebbe aiutare Ivan? Se avessi qualche anno in più potrei aiutare Ivan. Ivan ha dei grandi poteri, vorresti sapere quali sono? Niente da fare, è un segreto. Ma va a cagare. Telepatia. È vero, ho strani poteri. Li avete anche voi, vero? Come? I miei poteri? Si chiamano psicoenergia. Non lo sapevo. Abbiamo così tanto in comune. Credo di potervi confidare un segreto. Parla però. Sono sconvolto. È stato rubato il bastone di Hammett. Potete aiutarmi a ritrovare il bastone del mio padrone? Certo. Grazie. So che con il vostro aiuto potremmo recuperare il bastone. Vi chiamate... Ma chiedicelo e basta, cretino. Jack e Garrett, io sono Ivan. Piacere di conoscervi. La mia capacità di leggere nella mente della gente vi fa paura? Ah, davvero?
È davvero così inquietante? In realtà no. Però smettila di farlo. Ivan e Jacob si danno la mano. Smetti di leggermi la mente, stronzo. Ah, la mia mente! Smetti di leggere la mia mente, Ivan! Jacob, puoi leggere la mente di Garrett? Come pensavo? Ma come? Anche tu hai letto nella mia mente, Jacob! Come hai fatto? Se mettiamo in comune la psicoenergia, potreste leggere la mente anche voi. Ehi, non è giusto! Come hai fatto a leggere la mia mente? Beh, è vero, perché si dovrei usare soltanto io la telepatia? Ivan e Garrett si danno la mano. No, non leggermi la mente! Ehi, ce l'ho fatta! Ho letto la tua mente, Jacob! Cavolo, è più volte di quanto non sembri! Usiamo la telepatia per scovare i ladri. Aspetta un attimo, ma la gente non si accorgerà che usiamo la telepatia? Ah, capisco. Quando uso la psicoenergia voi due ve ne accorgete. Jacob, tu e Garrett siete adepti. Forse è per questo che quando uso la telepatia ve ne accorgete. La gente comune non si accorge di nulla, non preoccupatevi. Vabbè, allora. Non preoccupatevi, non vi leggerò più nella mente. Ivan è nella tua squadra ora. Scoprirò chi ha rubato il bastone leggendo nella mente della gente di qui. Ottimo. Detto questo, mettiamo già la telepatia sulla L. Vediamo. Ehi, fa il solletico. Non mi piace quando mi fanno il solletico. Oh no. E vediamo. Tizio vestito di viola. Credo che sospettino di noi. Dovremmo lasciare al più presto la città. Ah, quindi allora... siete colpevoli in qualche modo, eh? Jacob esamina la tomba, ma non trova nulla. Rubare del bel mezzo dell'eruzione vulcanica. Il denaro è più importante della loro stessa vita. Beh, non ha tutti i torti il cagnolino. Tutti sanno che sono stati quei tre alla locanda a rubare il bastone. È così, così frustrante. Ottimo, quindi dobbiamo solo scovarli, giusto? Dobbiamo solo riuscire a farglielo dire. C'è una grotta qui. Come facciamo ad entrarci? Jacob controlla la scatola ma non trova nulla, ovviamente. Ehi tu, Dijin, come faccio ad arrivare lì? Non mi ricordo, troppe cose. Eccolo, l'abbiamo scovato ora. È stato rubato il prezioso bastone di Emmet, un ricco mercante e proprietario terriero di Calais, è furioso. Non capisco perché uno come Emmet faccia tante storie per aver perso un bastone. Con tutti i soldi che ha può comprare benissimo uno nuovo. Perché non è... un semplice bastone, è un bastone importante, a quanto pare. Allora, come faccio ad arrivare là però? Sai che non mi ricordo? Dobbiamo quindi scovare il tizio, giusto? Lo so io come lo scoviamo. Una grossa roccia ha fatto un buco nel tetto, sono sempre io a dovermi prendere cura di queste cose. Che dici di levarti? Riparare il tetto? Perché pagare un falegname se posso farlo benissimo da solo? Beh, se mi facessi entrare potrei provare, no? Abbiamo già perso molto lavoro a causa del vulcano e ora questo furto. Quei tre ci pagano molto bene. Devo difenderli a tutti i costi. Beh, effettivamente. Sicuramente i ladri sanno come pagare qualcuno. Però guarda caso sono scomparsi. Che vuoi? Pare che quello strano ragazzino sia lì con loro. Non lo sopporto, non sopporto di averlo vicino. Fermo. Fermo lì! Smetti di scappare! Si comportano stranamente, c'è qualcosa che non va in loro. Ma non si può usare la telepatia se continuano a sfuggire, vero? Esatto. Ma non c'è proprio modo per acciuffarli, tipo uno ti metti lì e uno ci mettiamo qua e lo leggiamo, no? Forse noi tre possiamo circondarli, ma va? Davvero? Non ti preoccupare, vedrai che funzionerà. Jacob, sarai tu a guidarci. A guidarci di cosa? Scusami, basta che io mi metto qui, tu lì e lui là. Ehi, stanno tornando. Vogliono prenderci uno a uno. Tieniti alla larga da quella gente, a tutti i costi. Prendilo. Prendilo, Ivan. Ivan. Prendilo. Preso. No, mannaggia. Fermo. Ah, sono circondato! Ora, Ivan! Bene. Ma che succede? Che sta facendo?
Ha chiuso gli occhi, ma che diavolo fa? Hai finito, Ivan? Cosa hai preso, Ivan? Sono stati loro. Hanno preso anche molte altre cose. Ma il bastone è più importante. Pare che abbiano nascosto tutto nella locanda, ma non so dove. Nel buco nel tetto. Ma non ci lasceranno avvicinare di nuovo. Beh, allora credo che non abbiamo altra scelta. Dobbiamo cercare qui dentro. Lascia fare a noi. Jacko è sempre pronto ad aiutare. Beh, oddio. Apprezzo il tuo senso del dovere. Bene, allora è deciso. Andiamo, Ivan. E allora andiamo a cercare dov'è nascosta la roba, giusto? Ma guarda un po', c'è un buco. Eccola qua. Allora, calmi tutti. State da cluncia. Ehi, ehi. Sì, ora ti libero, tranquillo. Jacko l'ha liberato. Grazie. Sono finito in questa soffitta mentre riparavo il tetto. Ma non riuscivo a raggiungere l'uscita. Così mi sono sporto dentro e pum. Qualcuno mi ha colpito la testa da dietro. Quando ho ripreso conoscenza ero legato. Ma che ci fa tutta questa roba qua dentro? Strano, non ricordo che ci fossero queste cassette prima. Forse quelle cassette c'è tutta la roba rubata. Pare proprio che abbiano fatto centro. Esatto, siamo stati noi. I fantastici ladri. Per essere un giovane tirapiedi di Ammet sei molto tenace. Perché lavori così sodo per Ammet? Cosa rappresenta per te? Comunque, Ammet è già nelle grinfie di ladri molto più pericolosi di noi. In che senso? Ho sentito che Ammet è andato verso l'Umpa dopo l'eruzione. Come hai detto? L'Umpa? Un uomo ricco come Ammet non dovrebbe neppure avvicinarsi a un posto come l'Umpa. Ma che posto è l'Umpa? La città prende il nome dal suo fondatore, l'Umpa, il nobile ladro. Quella famiglia di ladri rimase nobile anche durante il regno del figlio, Dompa. Ma il figlio di Dompa, Dodompa, è un ladro crudele. Dodompa, Dio mio. Un uomo senza alcuna morale, dicono che sia orribilmente crudele. Come vedi, c'è gente più cattiva di noi. Ora ci lascerai andare? No, ovvio. Come dici? Anche se restituiamo tutto, abbiamo pur sempre commesso un reato. Anche se chiediamo scusa? Stai scherzando, vero? In fondo abbiamo rubato in tutta onestà. Cioè, pensa un po'. Bene, vorrà dire che vi faremo stare buoni. Forza allora, meniamoli sti ragazzini. Per fortuna che ho comprato roba migliore. E c'è solo un modo per farlo. Avanti, prendeteli. Meno male che ho comprato nuovi equipaggiamenti. Appare ladro 1, appare ladro 2. Detto ciò, noi abbiamo Selce. Potremmo già usarlo effettivamente per fare un po' il culo a lui. Però vediamo un attimo cosa possiamo fare. Io direi di attaccare principalmente tutti e tre assieme, soprattutto il loro capo. Quindi, ok. Aia. Ok, già vediamo della differenza tra noi e Ivan. Ivan a livello magico è tutt'altro piano. Noi purtroppo siamo tutt'altra cosa. Dobbiamo attaccare fisicamente. Ovviamente con Ivan sfruttiamo sempre la magia. Ma lo so. Purtroppo lo so che siamo avvolti dalla delusione. Vai vai, continua. Non abbiamo un oggetto che ci cura, tipo l'erba menta, che cosa faceva? Non si può usare in battaglia. Goccia di olio, fiamme che arrecano danno, illusione paralisi sonno. Ok, no, niente. Beh, allora aspetta, continuo con la magia che magari mi va di culo. Kaboom! Allora, io continuo con la magia con Jacko. Mentre con Garrett attacchiamo fisico. Oh, e il boss è andato. Anche l'altro ladro è andato. Rimane solo lui che si era curato più degli altri. Dai, però che palle che siamo presi da sta cazzo di sconforto.
Anche Garrett è salito di livello. Ivan, no. Ci hanno preso. Sinceramente, per un momento ho creduto che fossimo spacciati. Adesso gli tiro il calcio qua nelle gambe. Ehi, abbiamo vinto! Io mi occupo del sindaco. Ai. Dopo tutta quella fatica che abbiamo fatto per rubare questa roba. Sentito, rubare è sbagliato. L'avevo detto io che avremmo dovuto evitare questa città. Il male non vince mai. Se mi date il bastone di Ammet, mi dirigerò verso l'Umpa. E voi due che farete, Geko? Credo che dovremmo seguire Phoenix e gli altri. Felix, non Phoenix. Smetti di leggerci nella mente, basta chiedere, scemo. Ci leggi di nuovo nella mente, ma non dovremmo fermarlo. No, fallo fare. Se lo dici tu. Capisco. Ah, ecco cosa è successo. Eccoli, signor sindaco. Sindaco, sono questi i ladri. Oh, fantastico. Avete fatto una cosa orribile, rubare nel bel mezzo di una calamità naturale. Ma siete voi che avete lasciato tutte le porte aperte. Per un ladro è come un invito a nozze. Ai. Scusa, non ho potuto trattenermi. Che ne faremo di loro? Li buttiamo in prigione, ovviamente. Penso che ci prenderemo cura di loro per un bel po' di tempo. Va bene, portiamoli in carcere, forza. Ehi, sveglia. Ehi, alzati, dai. Ehi, puoi aiutarmi a legarli? Oh, Gesù. Ehi, tu, ti chiami Geko, vero? La pagherai. Portateli via. Certo, signore. Grazie per averli presi. Avete tutta la nostra sincera gratitudine. Ci siete stati di enorme aiuto. Niente. Perfetto, andiamo. Diamo un'occhiata a ciò che hanno rubato. Vediamo, ci sono dei forzieri qui. Allora, aprili. Qui dentro c'è un vaso. Esatto, l'urna del sindaco. Sindaco, ma non è la tua urna di famiglia? Esatto, ho recuperato la mia preziosa urna. Una statua d'oro. Ehi, ma questa proviene dal... Hanno rubato nel tempio, ma è mostruoso. Eh già, fanno schifo. I tesori della città, finalmente sono tornati. C'è un ultimo forziere qui. Sindaco, hai visto? Abbiamo trovato un'altra cassa qua giù. Quella è mia, di sicuro. Ivan, non è questo che stavi cercando? Certo. Ora puoi tornare da Ammet. Ah, è vero. Ho sentito che Ammet è stato visto andare verso l'Umpa. Oh no, The Dompa non si lascerà mai sfuggire un'occasione simile. Dio mio, sti continui movimenti. No, no, sì. Il tuo padrone è stato sicuramente rapito. Come faccio a salvare Ammet? Nessuno può entrare quando i cancelli sono chiusi. Che accadrà ad Ammet? Calmati, Ivan. Ammet sarà sicuramente sano e salvo. The Dompa sa che può usare Ammet per ottenere un riscatto dalla città di Kalei. Non possiamo far altro che attendere una mossa di The Dompa, ma almeno sappiamo che Ammet sta bene per ora. E come facciamo a saperlo? Ti chiami Geko, vero? E tu sei... Sono Garrett. Grazie ad entrambi, avete la mia più profonda gratitudine. Bene, andiamo allora. Certo, sindaco. Prima di lasciare la città, venite a trovarmi, ho qualcosa per voi. Perfetto, otterremo qualcosa. Che disastro, abbiamo appena recuperato il bastone, guarda che veniamo a sapere. No, sì. Vorrei poterti tirare un po' su. Hai un aspetto così depresso. Devo salvare Ammet a tutti i costi. Ecco tutto. Ma non posso chiedervi di aiutarmi. Perché no?
Voi avete un'importante missione, vero? È così, ve l'ho letto nella mente. Non avrei mai creduto che dietro all'eruzione ci fosse un tale segreto. Dobbiamo assolutamente trovare Felix e la sua banda, altrimenti sono guai. Beh, allora, questo è un addio. No, ci rivedremo. Jaco ha detto che ti avrebbe aiutato, Ivan. No, avete già fatto troppo per me. Non voglio crearvi altre preoccupazioni. Io prendo il mio bastone e me ne vado. Ivan prende il bastone sciamanico. Non dimenticherò mai l'ospitalità di questa città. Grazie, grazie di cuore. Beh, che facciamo? Beh, è meglio che partiamo anche noi. Prima però facciamo una cosa, controlliamo tutte le casse. Sia mai che dentro una di loro ci sia anche solo un'erba, però è un'erba in più che otteniamo, no? E con mia grande delusione non abbiamo trovato nulla. Andiamo dal sindaco, ci facciamo dare il nostro premio. Ci sei stato di grande aiuto, Jaco. Voglio darti un segno della nostra gratitudine, come promesso. Jaco, tieni la linfa vitale. Siete per caso diretti verso la grotta di Goma? Sì. La grotta si trova nelle montagne di Goma, verso nord-est. Al di là di quelle grotte raggiungerete... Bilibin. Dio mio, i nomi di questi posti. Allora, linfa vitale. È un oggetto che rianima i personaggi dal KO. Abbiamo trovato anche una spada da ladro che è di 2 più debole della nostra. Vorrei, prima di andarmene, provare a fare una cosa. Hai ottenuto un osso. L'osso ci serve per il Bau Bau. Ecco te, cagnolino. Jaco usa l'osso. Cosa c'è qua sotto, cagnolino? Beh, lo scopriremo più avanti. Per il momento, almeno ci siamo già portati qui. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.